La statistica relativa al 2020, abbiamo avuto 265 donne che si sono rivolte alla nostra associazione, mentre nel 21 267. Quindi diciamo sono in linea questi 2 anni, ma rispetto all'anno precedente, cioè al punto 2019, che erano 303, osserviamo quindi una lieve diminuzione. I numeri del centro antiviolenza della provincia di Arezzo parlano chiaro. Siamo nella sede di Pronto Donna. Durante la pandemia ci sono state meno donne che hanno avuto il coraggio di denunciare i loro aguzzini. Osserviamo sicuramente che questi 2 anni, limitando, diciamo così, la libertà delle donne, perché costrette in casa e a volte spesso con una convivenza forzata con il maltrattante, ha rinforzato appunto tutte quelle, diciamo, quelle emozioni che sono proprie della donna che subisce violenza di genere, come l'isolamento. E quindi, diciamo così, le richieste delle donne noi abbiamo visto in questi 2 anni che sono diminuite percentualmente di un 10-15%. Tuttavia, cosa osserviamo? Osserviamo che aumentano invece le richieste in emergenza, come è facile intuire. Dal punto di vista degli strumenti, le case rifugio ci sono. Il problema potrebbe essere proprio la sede di Pronto Donna, non troppo idonea all'ascolto delle donne e alla riservatezza che queste casistiche impongono. Non solo le donne che vengono qui a fare il percorso di uscita dalla violenza, ma anche proprio gli accessi settimanali. Si parla di circa 50 accessi, telefonate, propedeutiche alla, diciamo così, realizzazione del percorso di uscita dalla violenza, interfacciamenti con le forze dell'ordine, servizi sociali. Ora, diciamo che 2 stanze comunicanti sono abbastanza limitate, ma soprattutto ci tengo a sottolineare per un discorso di riservatezza e privacy delle donne, in quanto anche con la normativa, con i protocolli aziendali anti-Covid, noi dovremmo tenere la finestra aperta. Siamo al pian terreno e in una fase di colloquio in cui ovviamente ci sono, come dire, la nostra cifra e la riservatezza da sempre, anche prima dell'ingresso della GDPR, per cui tenere la finestra aperta non è possibile, dobbiamo aumentare la distanza. Ecco, diciamo che il setting in una presa in carico di situazioni così ad alto impatto è molto importante. Quindi senza polemizzare, ma facendo semplicemente un appello, il senso è una sede più idonea. Ma sì, anche perché la città di Arezzo è una città grande, è una città che ha molti abitanti. Le donne che vengono alla nostra associazione sono prevalentemente della città di Arezzo e provincia, perché è il centro di riferimento per tutta la provincia di Arezzo. Abbiamo 5 sportelli di ascolto donna, che sono quegli sportelli a bassa soglia, ma che sono fondamentali per noi per intercettare tutte quelle situazioni al limite, quelle situazioni di donne che non hanno quella consapevolezza e quella forza di telefonare direttamente al centro antiviolenza. Per cui è importante che diciamo così, venga presa in carico questa istanza.